Musica Maestro. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24 e in questa seconda parte del programma dedicata al repertorio per pianoforte ospitiamo un pianista che è anche un direttore d'orchestra. Io ricordo che è anche laureato in filosofia e compositore. Parliamo di Aurelio Canonici, che per la Aulicus Classics ha pubblicato un album dedicato ai preludi per pianoforte, una serie di composizioni eseguite al pianoforte da Gilda Buttà. Buonasera maestro. Buonasera, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Io ho aggiunto la laurea in filosofia perché filosofia e musica vanno molto d'accordo, no? Assolutamente sì, è stata una laurea che io ho preso, diciamo, in tarda età, perché l'amore per questa materia, che non avevo mai studiato, si faceva sentire. Studiavo sempre la musica anche dal punto di vista filosofico e quindi mi sono così immerso in questo percorso di 5 anni di studio che mi ha dato tantissimo. Senta, cosa troviamo in questo album che lei ha pubblicato? Ma guardi, raccolgono un po' un percorso lungo che include e la mia attività di direttore d'orchestra e quella di pianista, come ricordava lei, e ovviamente quella di compositore che le ha fatto da collante, e anche il fatto che io abbia composto anche colonne sonore per la Rai, per la televisione. E quindi diciamo così, ho sempre avuto l'istinto di comporre, e poi quando ho fatto questo disco ho in qualche modo raccolto anche idee giovanili, anche io per tanti anni ho studiato jazz, ma soprattutto da ragazzo è stata una passione giovanile, e quindi la passione per il jazz, la passione per le colonne sonore che avevo scritto e la mia attività di direttore d'orchestra che mi ha portato ad affrontare Rachmaninoff, Stravinsky, Ravel eccetera, in qualche modo tutto questo si è coagulato in questi brani pianistici che quindi di volta in volta, gioco forza, prendono magari così uno spunto, un'ispirazione da autori che ho diretto, da autori che ho studiato e interpretato. Allora, e quindi insomma è un po' un caleidoscopio, ecco, così potrei definirlo. Il primo che ascoltiamo è Farewell, vero? Sì, direi di sì, è un brano a cui io sono legato, l'idea dell'addio, ma insomma del commiato, che però diciamo che io ho voluto scrivere attraverso le note del pianoforte come un'idea di addio, ma che può essere e sentito come un qualche cosa di malinconico o come un qualche cosa legato a una liberazione, un addio nel senso un distacco da qualche cosa che è meglio che si sia distaccato e che ci apre a nuove strade. Quindi insomma, certo, può essere letto in più modi, la musica ci dà questa libertà. La musica ci dà molte libertà, insomma bisogna saperle scoprire. Bene, ascoltiamo questo momento. Mentre le note si allontanano, chiedo a lei, caro maestro Canonici, che cosa significa comporre oggi? Come definirebbe il suo stile compositivo, insomma?
Comporre oggi è appunto è un po' l'apertura alla quale accennavo prima, perché penso che chi ha composto i grandissimi che ci hanno preceduto nella storia, chi ha composto nel Settecento, nell'Ottocento, in qualche modo avevano un filone su cui poi innestare delle novità, la propria personalità, le proprie innovazioni. Comporre oggi significa avere a disposizione tutta la storia della musica, tutta la storia dell'arte, con un click, con un computer, con una tecnologia. E quindi, appunto, gioco forza, abbiamo un panorama alle nostre spalle amplissimo e abbiamo tutta la storia della musica, dai greci, dal gregoriano fino al giorno d'oggi, fino alla dodecafonia, fino alle avanguardie, al jazz, al rock, alla musica elettronica. E quindi i linguaggi sono moltiplicati e certo, e poi c'è un grandissimo divario tra musiche di grandissima avanguardia che però sono, ahimè, lontane forse dalla capacità di ascolto e dalle possibilità di ascolto del pubblico e musiche che in qualche modo si riallacciano con libertà alle tantissime cose che appartengono al nostro passato e quindi abbiamo la possibilità di rielaborare, come accennavamo prima, il jazz, certo, il romanticismo, l'avanguardia stessa, mescolarle a seconda delle nostre esperienze di compositori, di interpreti. Abbiamo tutto questo e lavorando come interpreti, come direttori d'orchestra, eccetera, tutto questo passato glorioso e sfaccettato entra dentro di noi e non può che farne parte. Ecco, lei ha al suo attivo diversi album, alcuni per pianoforte solo, altri per orchestra. La sua discografia, insomma, com'è? Se lei dovesse presentarla brevissimamente, maestro Canonici. Ma si tratta di una dozzina, direi, di CD e qualche DVD nei quali o sono direttore d'orchestra di brani altrui o come compositore prevalentemente nel campo della colonna sonora, della musica per la televisione, della musica applicata e qualche volta anche di brani proprio nati come questi piano preludes proprio per me, in qualche modo poi ho condiviso con il mio pubblico. E quindi sì, alcune cose sono orchestrali e quindi le ho registrate con l'Orchestra Sinfonica di Budapest, che avevo diretto invece in programmi sinfonici per conto mio, ma poi ho utilizzato anche per queste registrazioni, e i brani pianistici, i brani anche di musica da camera, dove al pianoforte accosto il Quartetto d'Archi, per esempio. Certo, lei ha evocato diverse volte in questa intervista, in questi pochi minuti, il jazz, e c'è un brano dedicato, sì, al jazz, ce lo può brevemente presentare? Sì, si chiama Jazz Memories, e come accennavo prima, il jazz, o jazz, chissà come si dice, lo chiederemo un americano, è una musica che io ho amato tantissimo da ragazzo, ho avuto proprio qualche anno in cui mi ha tolto dalla musica classica, poi sono ritornato ovviamente alla classica perché non ci sono barriere e steccati, e quindi comunque queste memorie di jazz, proprio perché da ragazzo molto molto studiato, molto anche suonato anche in pubblico questa musica, e quindi insomma è rimasto dentro di me, lo ascolto sempre con grande piacere, ogni tanto lo eseguo e quindi il brano rievoca un po' queste mie passioni giovanili. Perfetto, ascoltiamo questo momento jazz allora. Queste note così permeate di jazz se ne stanno allontanando, però io devo aggiungere che lei, maestro Canonici, si occupa di didattica, è titolare di cattedra presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, si occupa poi di divulgazione musicale perché ha scritto un libro sul Barbiere di Siviglia, un altro sulle problematiche filosofiche dell'opera di Wagner. Soprattutto lei ha anche accompagnato Corrado Augias nelle 30 puntate del suo programma La Gioia della Musica su Rai 3. Come ricorda quell'esperienza, maestro? Beh, è stata un'esperienza meravigliosa, anche è stata sia l'anno scorso nel 2022, erano state 25 puntate, era la prima edizione, quest'anno ce ne sono state 30, proprio segno che questo tentativo, questa scommessa più che altro che la RAI ha voluto fare di tornare ad avvicinare il pubblico alla musica classica,
insomma, il nostro glorioso passato deve assolutamente, il nostro passato musicale deve assolutamente arrivare al pubblico, quindi il tentativo di arrivare a tutti ha avuto un grande successo, le puntate hanno avuto 1 milione di telespettatori ogni sera mediamente, e appunto, e quindi è stato bellissimo poter lavorare con Corrado Augias, che è un grande maestro, con una grande equipa anche di autori Rai eccetera, e lavorare con l'orchestra della Rai, quindi in queste puntate dall'intervista all'orchestrale che presenta il suo strumento a dei minuti centrali al pianoforte nei quali si spiega la musica, all'esecuzione poi di un breve estratto con l'orchestra della Rai, trovo che sia stata un'ottima formula ed è stata ampiamente ripagata dal calore e dal seguito del pubblico. Maestro, grazie, è stato un momento prezioso parlare con lei, perché abbiamo saltato di palo in frasca, però ci siamo un po', diciamo così, beati di musica e di tante cose. Le faccio, le invio, le stringo, la stringo con i migliori auguri. Io do appuntamento come sempre domenica prossima ai nostri ascoltatori, perché in agosto non andiamo in vacanza ma qua lavoriamo alla radio, e così con i saluti di Armando Torno e del maestro. Grazie, grazie a tutti, saluti a tutti, buon agosto, buona estate.